Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Ciao April. Ciao April, è un piacere essere qui con gli amici di Canale 6. Dove sono le mie tartarughe? Allora, possiamo andare avanti, prego, prego. Ma signor Vernon, inquadri il nostro pubblico. Allora, non cominciate a bere. Lo so, chi beve è carogna. Allora, io avrei bevuto apposta proprio. Comunque, la birra servirà durante la competizione imminente. Quindi a breve si inizierà. Ci sono poche regole in questa competizione. La prima regola è... Bravo, mi aspettavo il pirla che diceva non ci sono regole. Ce ne sono. La prima regola è dovete essere di disturbo agli altri. Perché se gli altri vincono io perdo. Chi cazzo vuole perdere, ragazzi? Ma voi partecipate a qualcosa per partecipare? Con questo atteggiamento nella vita non vincerete mai nulla, eh? Ecco. Se ne vanno a giocare. Quindi... schiaffi ammessi, ma... No, attenzione, schiaffi no. Contatto fisico minimo perché... Ma il disturbo potete darlo alla miniatura del vostro avversario. Infatti praticamente non potete prendervi a ceffoni, ma se col pennello sbavate sulla miniatura dell'altro è concesso, anzi incoraggiato. Bravi, bene. Però attenzione, non perdetevi troppo a dar fastidio agli altri, perché ancora più importante è terminare il vostro modello, ok? In qualche modo dovrete terminarlo. A vostra disposizione ci saranno dei modelli... Modelli? Ma aspetta, sono dei Warhammer tra l'altro. Allora sono belli i modelli. Allora, ci sono delle Banshee. Ringraziamo Paesiello che ha dato le basi di... Inquadriamo Paesiello. Ma chi lo vuole inquadrare? Bravo Paesiello, nudo! Nudo! Un applauso a Paesiello, un applauso al buon umore. È caduto in basso anche a te. Beh, non è mai stato molto alto. Comunque... sono orgoglioso di questa competizione, una mia idea fomentata da Eugenio, che salutiamo. Ciao Yuge! E questa è la terza edizione del Beer Painting. Insomma, la regola principale è dar fastidio agli altri, completare il proprio pezzo. Attenzione che anche la basetta deve essere completa, a costo di disegnarci sopra dei pois. Il cazzo che vi fa, però va completato, poi metteremo dei bip. Ricordiamo, scusa Angelo, che verranno dati dei punti alle persone che infastidiranno gli avversari. No, ricordo una ragazza, giusto per lei, che ha fatto sparire un modello a un avversario. Sì, è vero, c'è stata una tipa che si è fottuta letteralmente una miniatura, bellissimo, proprio così. Vale. Io punto molto su di te, ti voglio cattiva. Bene, tra l'altro unica donna del gruppo, Però l'applauso lo farei, prego cameraman, lo farei al giovane artista che per la prima volta conosce il mondo, è il suo primo giorno, Astemio peraltro, lui sta rischiando la vita perché Astemio di quarto livello è un casino. E ecco, quindi siamo pronti a questa competizione, adesso cedo il microfono al signor Guida Galattica perché vado a preparare. Ciao. Cosa prepari? Qui abbiamo anche dell'acqua, credo, non so cosa serva perché di solito... Allora, per restrizioni Covid quest'anno viene concesso di diluire il colore con l'acqua, perché l'avremmo fatto con lo sputo come nelle edizioni precedenti, ma per appunto restrizioni dovute alla pandemia qualche goccio d'acqua ve lo diamo. Tra l'altro non abbiamo i bicchieri, quindi dovete trovare il modo... In questo caso, perché non avrete una bottiglietta a testa, non è che qui regaliamo soldi a voi che venite qui a dar fastidio, voglio dire, fondamentalmente. Quindi trovate anche il modo, in questo caso, di diluire dell'acqua. Abbiamo due coppe in plastica e sasso, che dopo un giovane artista dipingerà uno che ha vinto, quello che ha vinto, e ultimo nell'universo a chi perde, in modo da ricordarvi qual è il vostro Ora signori, solo un secondo, recupero i bicchieri per lo sput l'acqua. Grazie, mi hai letto nel pensiero. Allora signori, si vanno a dare i pennelli, che detta così suona proprio male, ma
normalmente il beer painting per tradizione fa pescare i pennelli a caso, Nicola si ricorda bene, fa pescare i pennelli a caso, ma la vita è ingiusta e io non manco di ricordarlo a tutti. Quindi intanto Fabrizio, mi sembra giusto, il giovane Fabrizio, lui è la prima volta, Fabrizietto perché è giovanissimo, è uno è caduto dopo il pestiamo. No, Fabrizio, ti prego, scegli quello con la punta meno peggio, per favore, puoi averne due. Tu puoi averne due. Ecco qua, il buon Nicolas. Ah, aspetta che li metto contro il morbido. Pesca il tuo pennello, Nicolas. Non ho guardato abbastanza bene. Stai scegliendo troppo! Allora, questo qua. Ma non è proprio una merda, dai. Allora, beh. Nicolas e Fabrizio. Potevi prendere lo spazzolone. Potevi prendere lo spazzolone, è vero. Chi altro abbiamo di fortunato? Giovanotto, scelga il suo pennello. Ah, abbiamo un eroe. Beh, lui partirà col fondo di base come un drago. Lei è arrogante, io a lei do la spatola per mettere la grista. Scelga pure un pennello, signora. Vedi che lei ha capito che ha a che fare con un pazzo, infatti sta zitto. Come sono? Che fortuna. È dall'altro lato il pennello, bravo. Poi chi abbiamo? Lei sta ridendo troppo, signora. Lei merita un'arma. Questa? Sì, si fidi, vuole la spatola. Bella. Ma che bella arma! Poi chi è che abbiamo? Il signore però troppo tranquillo. Il signore è troppo tranquillo, lei è confidente. La birra si sgasa, bisogna accelerare. Io direi che potete cominciare a bere un po', dai. Un bel brindisi! Io Altagiello! Signori, se questo fosse l'enigmista, io andrei a nozze, ma purtroppo ci sono delle limitazioni. Ora, fate pari o dispari? Ha vinto. Puoi scegliere per primo. A chi resta la spatola? Ti invito a dipingere con una spatola, complimenti. È troppo tardi, lei non ha sentito le regole. Allora. Non vale farsi suggerire le regole. Purtroppo qualcuno è arrivato senza aver sentito le regole. Sei più furbo degli altri, Adelchi, e lo conosco, si aspetta dei favoritismi. Infatti tu avrai un pennello normale. Qua pescatene pure, chi manca prenda. No, chi manca. Ma lei ha provato a imbrogliare! Un punto in più, bravo! Un punto di sutura per il giovane! Vada con fiducia! Chi è che manca? Beh, lui è fortunato, com'è? Ma non le manca un pennello! Ma ci sarà poi modo! Allora, signori, durante il beer painting avverranno delle cose. Quindi non vi preoccupate, quel pennello non vi ci affezionate troppo perché cambierà. Cosa potrebbe succedere durante? Vai a prendere, vai a prendere. Vai, vai a prendere COVID qua dentro. Allora, per qualcuno peschi una miniatura a caso. Mi faccio un messo le alze. Ne mancavano alcune. Sì, ma qua si cambia, ma lei può. Cosa potrebbe accadere durante il beer? Se qualcuno fa cadere la birra è squalificato dalla vita. Sì. Ognuno di voi ha un modello? Quindi ne avevamo anche in più, bene. Occhio. Signori, come vedete, qua stiamo scegliendo i colori, ma è arrivato il principino. Qualcuno può tenere il microfono? Sì, va bene. Allora. Ragazzi, cambiare il pezzo al giovanotto, per favore. È il suo primo giorno. Allora, signori, ciascuno di voi avrà davanti un colore.
che dovrà però dividere con gli altri. Sì, sì, tanto Vale fa sparire i colori. I colori dovete farli girare se volete, altrimenti potete fare gli strotti. I primi che se li pigliano, signori, i primi che li pigliano li possono usare. Ma quanta cattiveria. Allora io butto uno shotgun metal lì e qua in mezzo. Le tavolozze sono poche e vanno suddivise. Signori, questa è l'ultima wet palette della Red Grass. E forse pure meglio. No, non credo. Non credo, sai. Largo. Signori, sono le 4 meno 2. 4 scarse. Avete mezz'ora scarsa. No. Signori, ha un bel brindisi e il beer painting ha inizio. Alla Puglia! Salute! Ricordo che la birra va finita. Allora, hai visto quello nuovo come dipinge bene? No, io ho una stima profonda per lui che sta dipingendo con la spatola. Meglio che no, signore, signori, vi sta mangiando gli gnocchi in testa, guardatelo! Ha già dato la base a metà cane, cos'è? Un demigrifo. No, un grifo. Cioè, e voi inferiori, tranne lui. Lui c'ha la potenza, guarda. Lui sta facendo un panna marino. Sarebbe proprio brutto se fra poco si dovessero cambiare i pennelli, vero? Sarebbe proprio brutto. Allora, però vedo che qualcuno non sta usando i colori messi a disposizione. Vedo che non si usano le lavature. Signori! Ma qua sputiamo sull'oro, cioè. Non ci siamo. Ecco. Anche perché faccio notare che nessuno si è portato i colori da casa. Che vergogna, che vergogna. Questa povertà. Quanta barbonaggine. Veramente. Barboni. Comunque vedo che nessuno sta dando davvero fastidio agli altri. Questa cosa è male. Beh, signori. Complimenti all'atleta Mallorca che comincia a dar fastidio agli altri. Secondo. Poi c'è. Guardali. No, signori, non va, tranne che per il piccolo Fabrizio, non vale abbandonare. No, è maleducazione. Anche perché Fabrizio, ve lo ricordo, non ha mai fatto questa cosa prima, quindi. Anzi, un applauso per favore. Bravo Fabrizio, quello nuovo! E guardate che più avanti che è degli altri nonostante la stemmita. Vabbè signori, è il momento di cambiare pennello. Passatelo al personaggio alla vostra destra. Aspetta. Vai. Ora, basta. Su, lo passerò. Non dirà niente veloce. Ale! Che colore c'è su? Ma, signor Barani, ma lei ha del chi si lamenta? No, stavo solo per ricordare. Aspetta. Signora Cavill, cortesemente, può sfregiare il modello al ragazzo? Da parte mia, tanto lo conosco, vada cattiva. No, non voglio sfregiare! Ma no, si fa così. A posto, c'è del metallico, pulisci. Angelo, ci fanno. Se no vai sulla lama. Angelo, scusa, ci fanno notare che non abbiamo dato. Ah sì, è vero, ma non è un problema. Ci pensi tu, esatto. Vai! Vai, prego. A te l'onore. Signori, dove si puliscono i pennelli usati? No, c'è dell'ottima. Guardate quanta carta. Carta gratis per tutti, signori. Che non si dica che al beer painting esatto. Non siete supportati. Al Covid piace questa competizione. Io sento. Tra l'altro posso far notare, per dovizia ovviamente di precisione, che quest'anno, sempre causa Covid, non ci siamo soffiati il naso nel fazzoletto prima? Che bravi, sono, mi confesso, commosso. Prego. Allora, ma vediamo com'è cambiata la situazione ora che lo. La carta, però. Ma qua sprechiamo il ben di Dio, la manna dal cielo! Ma lei non sta usando la spatola? Lei non sta. L'ha legalmente rubato? Legalmente. Allora va bene.
Va bene, perché nessuno sta dando fastidio a Nicolas? Ah, ecco, grazie. Signori, necessito nuovamente della vostra piccola attenzione. Passate il primo colore che avete davanti alla vostra destra. Qualcuno qua mi sfrutta tecniche arcane. La vedo difficile. Vediamo il nostro giovane artista, il neofita. Non so se hai sentito. So dove abiti a Milano, so dove abiti. Il beer painting sempre all'insegna del buon umore. Giovane Fabrizio, come? Va benissimo, è tutto molto interessante. Ma come si chiama il nostro spatolatore delle folle? Come, qual è il suo nome? Federico. Ciao Federico, ma ti stai trovando peggio senza spatola, vero? Sì. Senti, è un prodotto innovativo. Ma torniamoci su. Oh, ma no, ma stai usando la spatola. Eroe moderno. Ragazzi, attenzione. Secondo me è il caso di passare il vostro modello alla persona alla vostra destra. Ragazzi, succede anche nelle migliori competizioni. Il giovane Federico, eroe moderno, che dipinge con la spatola. Ma vorrei sentire così a caldo. Non distraetevi, potete anche rispondere mentre dipingete, a turno così. Com'è dipingere un altro modello improvvisamente? Esperienza. Bravo lui. Vabbè, ma tu ci guadagni, cazzo. Infatti. Cioè, è il suo primo giorno. Sei orribile. Non ho punti di riferimento, quindi. Ma dove l'avete fatto finire quello di Fabrizio? Perché è arrivato qua? Ma ragazzi, non mi va di essere così cattivo dopo tutto. È il caso che ognuno recuperi il proprio modello iniziale. È un maestro. Grazie. Cioè, mi ha fatto la base, grazie. Mi ha fatto la base, Vito. L'unica cosa che sa fare. Che gioia. Alcuni ci hanno guadagnato, signori. Il beer painting è sempre all'insegna del buon umore. Guardate, ecco, lui è l'icona del beer paint. Tranquillo, guardatelo, non si è incazzato un secondo dall'inizio. Ma con chi abbiamo il piacere di parlare? Tranquilla. No, ma con chi abbiamo il piacere di parlare? Con Isabella. Arno, ma guarda, lui è l'icona del beer painting. Ragazzi, tutto il modello, non so più dov'è. Ragazzi, qualcuno restituisca il modello al partecipante. Guardi, noi che siamo buoni. No, deve riavere il suo. È un marin con lo spallaccio. È volato in là, veramente. È sparito? Allora può ricominciare. Sì. Ma chi è che te l'aveva rubato? Non si sa. Allora non possiamo neanche colpevolizzare qualcuno. Paesiello. Pita. Paesiello. Non potrebbe mai aver rubato un modello in una competizione. Digital Fair Play. Perché hai rubato il modello a quel giovane? Io con questa potrei mai. Lei potrebbe, no. Lo fa. Chiedo al pubblico, avrei mai potuto prendere un modello così da. Signori, suggerisce il buon Pita, quindi la colpa è sua, e vi invito ad inondarlo di improperi. Per un minutino, che sarà tenuto conto dal nostro Fra, dipingete pure col culo del pennello. Perfetto. Sì, girate. Non ho detto nulla, basta. Qualcuno, un commento a caldo per il nostro Pita? Pita è un ragazzo di esperienza. No, ma non era Pita, scusa, Paesiello. Ho sbagliato. Io sono stato portavoce. L'idea è davvero di Pita. Signor Fabrizio, lei ha un commento per il nostro Pita? Io propongo Pita come presidente di giuria del prossimo votazione
del prossimo contest internazionale. E chiedo al World Expo. Sì, esatto. Proprio lui. Un giudizio per questa scelta? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ottimo. Un giudizio per questa scelta? Quale? Di dipingere col retro del pennello? Bella. Beh, come? Sì, con la sinistra. No. Qualcuno sta facendo meglio. Sì, sì, molto. Un giudizio, signori? Un giudizio. È meglio non tirare neanche sul colore. Questo. Assorbe bene, va bene per il wash. Ah, il serbatoio. È il suo. Ma signori, non si brinda qua. Appesiello nudo. Paesiello nudo. Anche no. Ah, tra l'altro Angelo, il minuto è passato un minuto fa. Ah, oh, buono a sapersi. Io posso continuare? Potete, se volete, potete riusare il pennello in maniera giusta. Allora, faccio notare che Nicolas, l'astrologo, l'astropate, sta continuando a dipingere col culo del pennello. Signori, se volete potete tenere. Guarda, non lo so perché però lo zaino mi è venuto meglio dipingendo col culo del pennello, quindi col culo. È una tecnica, cioè... chiaramente sì. No, ragazzi, io vorrei un applauso per il vincitore morale, perché poi il mio giudizio sarà molto più carogna del beer painting, se ho capito bene. Arnaud, giusto? Sì. Lui per me ha già vinto, perché incarna il menefreghismo corretto da associare al beer painting. Lui sì, questa, un applauso. Perché questo è il giusto atteggiamento, proprio untouched da nessuno. Cioè, lui va avanti a dipingere, frega cazzi, può grandinare, lui andrà avanti. Da giudice, Angelo, hai già qualche commento sulla bontà della pittura? Sarà un casino capire qual è il meno peggio. Sarà un casino. Però sono tutti talmente belli. Cioè, se oggi vince l'arte. Vedo un tocco di John Blanche. Ciao John! Salutiamo il signor Blanche. Ma signori, vedo che non vi state ostacolando. Come no? Neofita mi ha ostacolato. E signori! Signori! Scusate, prenda pure. Vabbè, non vuole prendere, va bene. Permesso. Permesso, scusate. No! Ti lega, male. Scattato! Angelo! Hanno colpito! Chi è il mito? Chi è il mito? Hanno colpito! Bravo, giovane! Abbiamo cambiato un po' le tavolozze, signori. Ma abbiamo un eroe moderno. Signori, è il caso di cambiare mano. Sì, sì, signori, cambiamo mano cortesemente. No, no, si cambia mano da dipingere. Ade, switch. Mancino. Ah, è vero. Ci conosciamo da quando avevamo 13 anni, ma allora me l'ha detto. Dai, stai usando la mano di Satana. No, adesso no. Adesso no. Sapete che qui c'è qualcuno che davvero non ha mai dipinto, che è lei. Daniela, com'è la tua prima? L'hai rovinata. Beh, l'idea è quella. E perché tu non l'hai fatto? Cosa? Perché tu non l'hai rovinato il modello? Perché aspetto che faccia bene. Bravo. Ah, guardate l'esperienza. Ah, voglio vedere i sogni che si infrangono nei suoi occhi. Signori, è il momento di far girare questi cazzo di colori, perché... Dai, basta. Guardate la gioia. Guardate, nelle privazioni la gioia di avere dei colori nuovi. Signori, è il caso di cambiare nuovamente pennello. Eh sì, sempre alla vostra destra. Switch. Abbiamo una miniatura nella birra. Salute. Brindiamo.
E, allora, sulla pittura non so se sia migliorata, ma sul sapore sicuramente sì. Il colore è tossico, secondo me va blindata lo stesso. Esatto. Sembra la voce da giostre, sei un figo. Miniatura sul tavolo, signori. Mano che non dipinge dietro la schiena. E continuate a dipingere senza tenere la miniatura. Astrologo, anche lei. Astrologo. Io mi assicuro che l'astrologo sia vero, non è magrissimo. Grazie. Perché queste cose non se... Sponsor, era lo sponsor. È lo sponsor. Andiamo a vedere al pubblico cosa dice. Chi vede messo meglio qui tra gli atleti? Messa meglio, io tipo per le donne, lei sicuramente. Perché è troppo silenziosa. Sì, molto, silenziosa. Molto precisa. Vedo del terrore in quegli occhi. Il giudice deve controllare il modello. Il giudice sta controllando i modelli. Sta facendo un check di modelli, fa un check. Butta il modello per terra. Molto bene. Smettiamo di dipingere. Continuiamo a dipingere, sì, bravi. Guarda, guarda là, guarda là, guarda là. Che tecnica! Abbiamo la tecnica nuova. Angelo, Angelo, quella tecnica, guarda quella tecnica. Abbiamo fatto abbastanza. Questo è la tecnica del petting della pittura. Lei sta facendo l'amore col modello. E fino a un certo punto va bene, poi basta. Qui abbiamo delle richieste sessuali che lascerei un po'. Vediamo di là. Sarebbe un peccato. Qua... Sarebbe vero. No, ti stai impegnando. Questo stronzo mi sento a fare così. No. Sempre mano dietro, per favore. E chi ostacola Arnaud avrà diritto a scegliere il prossimo colore. Siete dei carogna. Allora, atleta toscano, lei prenda pure il colore che vuole. Qui il delirio comincia a farsi sovrano, la birra finisce. Tra l'altro io vorrei un commento sulla livello di birra dell'astrologo. Ha il livello di birra di un astemio però, eh. Bravo astrologo! Signori, è il momento dei favoritismi. Allora qui si accettano bancomat, carte di credito e contanti, anche monetine. Il momento dei favoritismi. Vai, allora, su, fai qualcosa. Lui ha trovato subito lo stile giusto e può usare le tronchesine. Bravo, 20 euro ben spesi. Poi è vero, potrebbe accoltellare quello nuovo però. Poi il nostro Arnaud che ha dimostrato, guardate, ma la tecnica del petting della pittura è indefesso. Arnaud, che colore ci vorrebbe ora? Nero. Un buon nero, quindi il bianco è tuo, nuovo di stecca, signori. Poi abbiamo, però che non si dica che non faccio favoritismi, il bianco e il nero. Gli altri non se ne sono accorti e lui ne beneficia mentre gli altri a bocca asciutta. Poi facciamo favoritismi. La signorina Caville. Signore. Che colore vorrebbe lei? Lei vince il pulisci miniature. Cosa ci dovrei fare? Puoi sfregiare le miniature degli altri. No, sfregio il concorrente con me. Troppo tardi, gliel'hanno già sottratto. No. Ma potendo lei che colore vorrebbe? È un giusto atteggiamento, quindi il blu è il suo. Esatto, direi anch'io. Il giusto atteggiamento. Mi va bene il blu. Ah, le va bene. Allora. Prego. Signora Delchi, noi che siamo amici da tanto tempo. Non so neanche tirare il pennello. E un bell'oro, quello dorato. L'oro! L'entusiasmo di queste persone è palpabile, signori. Poi. No. Signor astrologo, qui c'è gente che sta dipingendo i Night Hound, quindi per lei Night Hound Plum. C'entra un cazzo, però divertiti. Qui abbiamo. Io voglio vedere. Lui sta facendo il modello bello. No,
E quindi, guardate, io metto nella fossa dei leoni il c'è anche la spatola. Il primo che lo prende, ragazzi! Questo qui. Veloci elasti con le mani! No! La pittura è sangue e dolore, signori, sangue e dolore. Bravo! Bravo! Bravo questo! Grazie, grazie. Il giudice morirà per ultimo. Guardando gli altri soffrire. Siccome i favoritismi non finiscono più, Arnaud giustamente prende un altro colore, signori. Perché essere l'emblema del beer paint. No, per me lui ha già vinto, lui sta bevendo con calma. Arnaud ha capito che l'importante è il viaggio. Allora, vediamo un po' qua la signorina Daniela. Un bel wash, così facciamo una lavatura sul modello. E prende tridimensionalità. Forse. Forse, sì. Signori, scambiamo di nuovo il pennello col prossimo a destra, via. Gente, che i suoi amici si lamentano del pennello ricevuto. Ma guarda che arrogante, ma ti lamenti. Allora cambiamo di nuovo. Per colpa sua, hai visto? E la scambiamo così. Anche qui cambiamo la tavolozza. No, c'ho il colore in bocca. Aspetta che se ne accorga. Però puoi arraffarla nuovamente. È un vero peccato. Però serve il nero? Serve il nero? Fatto. Signori. Aspetta, facciala brava, facciala brava. Signori. Signori, piovono colori, signori. Piovono colori, signori. Piovono colori, sì. Ma beh, lo piove via, ma lo piove via. L'ha messo in bocca. L'ha messo in bocca. Credo che lei abbia appena vinto un colore. Signori, entra in gioco una nuova tavolozza. La lotta per la tavolozza è stata vinta. Come siamo a 5 minuti dalla fine? Signori, date il vostro modello alla persona alla vostra sinistra. No, no, non vale, non vale. Oh, bisogna dare il proprio. Ricordo le basette. Il modello deve essere dipinto anche sulla basetta. Guardate che sarete responsabili del modello che consegnerete, non di quello che avete dipinto. Questa è una regola importante, signori. Essendo che i colori ormai scarseggiano e sono in questo caso dispersi, signori, sul tavolo. Gli ultimi istanti per disturbare il lavoro altrui. Ragazzi, qui voi potete giocarvela. Se riuscite a rovinare il bel modello, potreste guadagnare una posizione migliore in classifica. Però attenzione, attenzione. Ognuno di voi si affeziona. Ognuno di voi si affeziona al proprio modello iniziale, quindi è il caso di recuperare il vostro modello iniziale. Potremmo fare dipingere una fine con un unico colore uguale per tutti ed è un po' verde. Cominciamo a togliere la roba. Dai, ok. Oh, cazzo! Non è asciutto! Dichiara il marinosa! Grazie! Eccolo! Lascia! Molla! Lei è stato un carogna, bravissimo! Angelo, ma che bello. Ultimo minuto. Lui ha combattuto. Questi sono i segni del combattimento legato, ovviamente, alle ultime fasi del beer painting, signori. La tensione è alta, i colori scarseggiano, non ci sono più palettine di colore. I pennelli sono più secchi che mai. È finita persino l'acqua, se mai c'è stata. Si sentono insulti e improperi su tutto il tavolo e sono usciti i coltelli, signori. Mi fa piacere perché questo concorso è rimasto eticamente corretto, all'insegna del divertimento, del rispetto. Come sempre ci sono state parole d'affetto.
L'ultima occasione per sfregiare la miniatura degli altri. Devo chiamare il giudice. Abbiamo un assistente paesiello che ha avvantaggiato quella ragazza passandole sotto banco una tavolozza con del colore. Davanti al suo ragazzo. Davanti al suo ragazzo, tra l'altro. Cioè, ma lei è un mitomane. È ancora troppo tenero. Ma lei è un mitomane. Attenzione, abbiamo una sfida. Abbiamo una sfida, ma attenzione. Birra contro colore. Vengendo in piedi. Signori, fermi un attimo. Fermi tutti. Sono le 16:32 adesso. Fermi. Allora, fermi. Il modello davanti a voi. Con molta calma. Con molta calma. Senza gesti inconsulti. Sedetevi al vostro posto e poggiate. Esatto, esatto. Molto bene. Sì. Signora The Witcher, lei ha finito il suo modello? Assolutamente. Con che arroganza, signore? Questo è il premio di Kello per l'arroganza. E ce n'è. Ha battezzato con la birra l'altro partecipante. Quindi ho vinto io. Adesso tornerà a casa la moglie, ma sei ubriaco! Non è un problema! Puzzi di birra! No, un complimento! No. Ecco, non altro atleta? Lei? No, no, no! Beh, ma sta imbrogliando? Non ha smesso sì, qui, giusto, non ha smesso di vincere. No, no, è giusto, è giusto. Gli abbiamo tolto il pennello, continua con le mani! Gli abbiamo tolto il pennello e continua con le mani! Eroe! Eroe! Allora, lei più ma qua stiamo proseguendo nonostante il gioco fosse finito. Qui stiamo capito qual è lo spirito del gioco. Banale! Sì! Ma cosa? Sì, sì. Ma chi è che vuole perdere? Oh. Sulle mani qui! Sulle mani! Sulle mani! Sulle mani e giù il modello, per favore! Giù. Non è stato preciso! Modello sul tavolo e sulle mani vuote! Ogni modello avrà tre voti. Il voto oggettivo. Il voto oggettivo. Il voto per l'impegno. Perché cazzo, cioè, dipingere in queste condizioni di disagio. E poi il voto ingiusto della vita. Cioè, tipo, perché lei prenderà 0 e lui 8? Perché la vita è una perché la vita è ingiusta. Allora, io ho dato un'occhiata alle cose che avete fatto. Questo modello, oggettivamente, da 1 a 10, dove 1 è la plastica grigia. Perché lo 0 non lo diamo neanche ai ciucci oggi. Siamo buoni oggi. È la plastica grigia. Tanto, scusa, 10... Angelo, non diamo 0 per motivi Covid. Sì, sì, sì. E 10 è il premio del meno peggio del beer painting. Questo modello, tutto sommato, cioè, guarda, tu lo allontani dall'occhio. Molto lo metti lontano. Sul tavolo di battaglia. Lo tengo io. Sì. Guarda. Sì, sì. No, no, no. No, no, è finita la competizione. Questo modello, signori, oggettivamente nei termini del beer painting prende un 6. No, cazzi, 6. Poi qual era l'altro tipo di voto? Per l'impegno. Impegno. Allora, lei è stata combattiva, però impegno, cazzo. Ti sei sentito disturbato? Sì. Ah, ti sei sentito disturbato? Allora tu ci vieni in scienza. Era costante. Allora, per l'impegno un altro 6, perché io lì ho visto quasi una rissa, qua sembrava una scampagnata. Qua mancavano i biscotti con il tè. Cioè, lì eravamo a tanto dal coltello, cioè. Quindi tieni a mente, guardate come mettono i modelli sotto i bicchieri. Lui ha capito tutto, cazzo. Lui ha vinto, così si conserva il pezzo, perché non lo sai mai quando un pazzo ti fa lui. Sì, ma è già successo. Quindi qua abbiamo 6 e poi il voto ingiusto della vita, 5. Ha avuto un grande maestro. Doveva. Tra l'altro, scusa Angelo, faccio notare che a sfregio del suo maestro ha scelto uno Space Marine. Cioè, no,
E lo sai che a me stanno sul cazzo. Cioè. La mia difesa, signor giudice, è caduto, ero pronto. Perché non hai delle falci dell'imperatore? Me l'ha scelto lei. Perché non... L'ha scelto lei? Lei si fa governare dalla fortuna. No, no. Allora... Allora, tecnicamente il mio giudizio oggettivo è 5. Grazie. E so un signore. Zainetto rosso sangue, cioè. Se lo arrontani fa schifo lo stesso. Cosa tirandolo molto lontano? Giudizio per l'impegno. Per l'impegno. Per l'impegno 5. Ti sei sentita disturbata? Un po' disturbante questa presenza. Ma lì è un no. Disturbato lui di suo, ma no. Di 6. Ce l'ho nominato. 6. Sì, l'impegno 6. Poi giudizio ingiusto della vita. Adelchi, io sono buono. Io sono buono. Adelchi, io sono buono, Ade. Ma guardalo. Ha subito le ire della curva nord. Lei si prende un 3. Oh, grazie. Signorina Cavill. Prego. Lei che ha avuto Morticia Adams da fare. No, la basetta a Pua. L'hai detto tu però. Ha ascoltato. Ah, la basetta l'ha fatta lui. Quindi non, lei ha ascoltato. Bravo, per lei c'è un voto in più, sa? No! Allora, questa Banshee. È questa Banshee è chiaramente. Lei riesce a riconoscere che questa è una Banshee. La sagoma sì. Caspiterina, si vede che lei è un pittorone. Un tratto che taglieremo dall'intervista. Questa Banshee, ricordiamo, è sponsor Tena Lady, perché è chiaramente in quei giorni. Cioè. Vi invito a notare a che altezza c'è il sangue. Lei sta mandando messaggi bruttissimi. Allora, a livello tecnico, cioè, questa magari è partita con un sogno, hai capito? Dai, la dipingo! Voto! Oggettivo! Allora, voto oggettivo fa meno schifo di quella di Ade. Guarda, sembra quasi sfumata. Guarda, veramente. Poi c'ha il sanguas, cioè, no. La basetta? La basetta beneficia del voto in più offerto da lui. Esatto. Quindi, che è stato anche battezzato dalla Bia. Sì. Quindi. Voto oggettivo? Voto oggettivo a te ho dato quanto? 5, a lei ho dato 6. 7, signore! Sto mentendo come letto. Voto oggettivo 7. Poi voto per l'impegno. Io non l'ho vista disturbare nessuno questa. Però, non ho piaciuto la birra. Lei si è sentito disturbato. Lei si è sentito disturbato. E sembra sofferente, tra l'altro. Signori, ma perché è una sofferenza silenziosa? Cameraman, un'inquadratura dello sguardo. Signori, guardate, dopo sarà una dura lotta, perché secondo me lui ha vinto, ha disturbato ed è stato disturbato più di tutti, io credo. Sì. Lui c'ho già pronto l'uno in canna proprio. Comunque. Cioè, spoiler. Allora, io volevo dare un voto basso per l'impegno, però pare che... A te ha rotto il cazzo lei? Non si rende conto neanche... Ah, ha disturbato anche in diagonale! 7. Oh! Attenzione signori, il voto ingiusto della vita. Tu hai mai dipinto pupazzi? No, una volta. E adesso questa volta? Questa è la seconda volta. Beh... Le uniche due pupazze, sì. Tu a te ho dato quanto per il voto ingiusto? 5. Ma te ti conosco e lei no. Quindi 9, signori. Beh, ma tanto abbiamo un 10 pronto qua. Allora, ho fatto un diorato. Dov'è il tuo pezzo? L'unica cosa che è rimasta in pettore è lì. No, sul serio, lei non c'è il suo pezzo. No, lo vuole. Certo che lo vuole. No, guardate che ho detto prima, finita la tensione, non si può più. Era meno la pittura che ho fatto prima. Allora, questa la giudichiamo, inquadratura, prego. Inquadratura. Guarda l'effetto pelle. Guarda l'effetto pelle, c'è un oro. C'è un oro. Esatto. Allora. A lei piace dipingere miniature? No, fate il pincello. È la prima miniatura che dipinge. Non mi si sta seccando il capellone, però. Ho visto di peggio. Ma tu le stai segnando? Diluisci? Prendi altro colore? Sembra col cappello. E questo è un Pollock? Sembra un'esplosione in una fabbrica di colori. Ha avuto due colate di colore e ben 3 colpi di birra. Sì, oggettivo qua è un bel 3. Poi
Però c'è la basetta, fai 4, vai. 4, fatte 3 di basetta. E ciò, mica merda. Poi, impegno. Lei è stato molto disturbato. Sì. Ma... Anche dal fondo. Ma lei ha disturbato gli altri? Si è impegnato? Ci ho provato, sì. Voglio un giudizio vero. Lei è stato disturbato da quest'uomo? Sì. Guarda, vi prego, cameraman, guardate. Sì, sono il testimone, l'ho detto. Ha sentito del razzismo nel... No, è lui il razzismo. Ah, ma con te ci vediamo dopo. Con te ci vendiamo dopo. Lei... Allora, signori. Qui, dura lotta. Per il disturbo... Un 5 del disturbo. È che mi dà fastidio avere sto pippo... Ti prego. So che a lei piace. Anche John Blanc. Allora, 5 per il disturbo e giudizio ingiusto della vita. Guardate lo sguardo, se questo è un uomo, signori. Mi ricordo che è il suo primo modello. No, il suo primo modello. È il primo modello. È allora un 7, signori. Perché la vita oggi non è ingiusta. Eccoci al preferito del giudice. Signori, non voglio neanche guardare il modello perché qui partiamo minimo da un 7, minimo, ma adesso... Minchia, però, cioè, sì che si è fatto bene. Classica, da 7 è fatta bene. No, ma ragazzi, questo si è... Ma questo si è impegnato. Belgio 1, Italia merda. Allora, abbiamo un marine ferito nell'orgoglio. Cos'è? Sangue e petrolio sul petto. Ma penso che gliel'abbiano rovinato verso la fine. Forse tu dici? Io credo. Bravo, bravo. Allora, beh, oggettivo 7 davvero, perché nei limiti del contest, cioè guarda che roba abbiamo fatto. 7. Poi, per l'impegno, lui non ha disturbato nessuno. Però non disturbando ha disturbato. Sì, no, è stato il suo atteggiamento superiore che può aver disturbato gli altri. Arrogante. Perché, cioè, tu prendi Tasmania là, cazzo, che era lì, tutto il te... Sembrava avesse delle zecche, non lo... cioè, continuava tutto... Se gli mettevi delle vespe nella maglietta stava più fermo, Cioè, quindi vedere la freddezza, il controllo suo, no, sta troppo buono, però 5, troppo buono. Voto ingiusto della vita. Voto la ingiusto. Vita è una merda. No. Gli italiani sono cattivi. No, allora, stavo per dare il 9 per il voto ingiusto della vita. Si dicono dal pubblico che addirittura sono stati disturbati dal pubblico, sono venuti a disturbarlo. Perché la sua aura è troppo grande. Tranquillo, mi dava fastidio. No, signori, giudizio ingiusto della vita per anno 9. E ora andiamo all'astrologo, il nemico della pittura. Ho fatto tesoro di tutto il mio l'antitesi del lobby. L'astrologo, colui che parla di loro invece di background invece di ambientazione. Siamo nell'ambientazione, non nel background. Questo è hipster. Allora, oggettivamente hai fatto meno schifo di lui comunque, cioè. Sembra quasi uno Stormlord. Sì, stanza. Però lui era il primo modello, lui dipinge da 10 anni. Tipo. Ma tu dipingi anche? Questa la chiami pittura? No, purtroppo no. Io ti mando il sergente Hartman a casa. Allora, è morto l'attore. Quindi. Allora. Faranno un rivolto. Oggettivamente cosa ti vedi? Dai. E questo 4 è tutto tuo! Vai! Poi, impegno. Allora, hai disturbato lui? No. Ti sei fatto intenerire? No. Sì. Era... Pensato belga, puffi, non hai capito più un cazzo. Era per osmosi. Hai dato fastidio a lui? Ma lui però ha dato molto fastidio. Non mi interessa, tu devi dar fastidio agli altri. Hai dato fastidio davanti a te? No. La non sapevo nemmeno se fosse qualcuno, di pazienza. Più di così direi che andiamo alla votazione. Nicolas. 1. Questo 1 è tutto tuo! E ora il voto ingiusto. Non ha disturbato nessuno della vita. A scuola. Beh no, a scuola io disturbavo. Poi Nicolas, cioè, astrologo. Cioè, ma lei che voto darebbe? A cosa? A lui, alla vita. Incoraggiamo. Allora abbiamo 4. 4, 1 e per mafia 8. Oh, perché ricordatevi che la vita è ingiusta.
abbiamo qualcuno che pensa di essere migliore di voi, signori. Oh, dici dolori o no? Ha fatto due modelli, signore. Un cane. Ma è bello questo, non fa schifo. Cioè. Cane pollo, bravo. Abbiamo il cane Valle Spluga e poi abbiamo una un marine. Quello sarà la versione morto. Ma è meno peggio del suo comunque. Ci dice che ha voluto imprimere la versione nanica su quel marine. Allora, questo modello non ha la basetta. Perché non l'ho fatto io, messa a piatta e basta. Ma lei sta cercando scuse. Allora, quale vuole che io giudichi? Cane e pollo, signori. Oggettivamente quello fa finora è quello fatto meglio. Molto oggettivo. Signori, abbiamo il primo voto oggettivo. Credo che Arnaud abbia preso un 7. Vuoi per il soggetto più facile, vuoi per la lavatura, il mitomane mi fa le lavature. 8, signori. Il primo 8, signori. E ha iniziato con una spatola. Non c'è quella guida, lo devi. Poi abbiamo l'impegno. Allora, levate un pennello. Guarda, si è preparato. Che cavolo serve? Che culo! Nascosti i modelli già. Per a te di... Bella mossa quella. Schiatta il colore della birra, è bevuta la birra finita. Con il colore? No, ma è tu. Quindi, beh, non è poca roba. Ma chiediamo ai tuoi vicini, ti sei sentito disturbato? A me sì, a me mi ha attaccato più di una volta. Giovane Fabrizio, lei in diagonale è stato disturbato? Allora, io non l'ho visto. Che grave! Perché aveva quell'altro in parte. Ma la maglietta pulita? No, però è sporco in faccia, ho i segni in faccia. Chi è che glieli ha fatti? Non io, però hai segni in faccia. Chi è l'eroe che gli ha segnato la faccia? È venuto con quei segni, l'ho da casa. Mamma, gliel'ha fatto. Cioè, si è preparato per fare cena. E ci è riuscito oltretutto. Sì, ottimo, ottimo. Per l'impegno, lei ha generato entropia, bravo. Signore, un bel 7 per l'impegno. E ora... Il voto ingiusto della vita è prima. Ah, giusto, c'era il voto ingiusto della vita. E le faccio ricordare che ha una spilletta gialla con un bellissimo logo, quindi deve essere un voto speciale. Allora, il voto ingiusto della vita. Uno positivo. Come disse un grande uomo prima di me, me ne lavo le mani. E il voto ingiusto della vita lo darà Paesiello. Paesiello, guarda che spilla porta il nostro amico. Ha una spilla bellissima, direi il numero sacro, quindi 9. Buono. Mostra la spilla e ringrazia. Grazie. Beh, no, non ci piace. Danno del bugiardo al paesiello. Beh, è vero. Un voto in più. Allora, abbiamo Top Gun. Sì, ma è bellissimo. Allora, questo è il suo modello. Allora, ma non sono i Relictor questi? No, l'armatura Phobos. Davvero? Sì. No, ma il tipo di scama di colore non è quello dei Relictor. Sì. Cioè, lei fa pure la abbiamo l'artista, cazzo. Non per prendere voto in più, ma io ho imparato a dipingere sulla guida. Però non è per prendere. Questo lo teniamo per il voto ingiusto. Non per essere meglio di queste. Così dovevi partire, cioè. Invece parte con un è giovane, lo miglioreremo. Secondo modello, perché questo in realtà era il mio primo modello. Ma lei sta provando? Ma lei sta provando, scusi? Sì. Allora, oggettivamente è bello. Cioè, cazzo, loro due sono quelli che l'hanno fatto meno peggio. E sono quelli della guida galattica per modellista, aggiungere. A lui quant'è che ho dato? Che ho dato? 8. È un 8 anche questo, perché rispetto agli aborti che abbiamo visto finora, siamo a livelli alti. Ma tu non conoscevi questo concorso, mi sa. Allora, 8, però per l'impegno io l'ho visto poco, questo ragazzo. Lei si è sentito disturbato? È stato anche in giro. Un bel tocco, complimenti. Lei si è sentito disturbato da questo gioco? No, assolutamente no. Secondo me mente. Ade, ti sei sentito disturbato da lui? Era lui. Ho colpito. Ha delle potenze, cioè. Lo stiamo crescendo secondo i dettami. Il ragazzo ha potenza. È quello col getto più lungo. La vita però è ingiusta con lei. Da quello dopo il voto. Io le do un altro 7, ma la vita è carogna, le dà un 2. No, non può. Perché sono uno stronzo. Ma ha imparato sulla guida. Peccato. Andiamo invece. Il giovane! Io la prima volta. Allora abbiamo un gioco. La basetta è trasparente. Ha perso, ha fatto un 1, ha perso. Allora.
Uno col plasma. Talmente reale. E l'altro? Solo quello. Un inizio promettente. No, no, no. Solo promettente. Allora, il problema è che questo l'ha fatto lui, no? Se lo allontani, ha comunque quasi senso. No, basta. È una vita. Facciamo il corso. Ha comunque quasi senso se lo allontani, capito? Poi ha scelto un modello di Nargo, lei è un maledetto. Si è rotto l'altro, non ho fatto. Si è bucato il problema. Allora, intanto, bella questa idea innovativa del togliere la basetta. Perché il modello. Perché non possiamo sapere se sia stata o meno fatta. È tipo la basetta di Schrödinger. È la basetta di Schrödinger, esatto. Allora, voto oggettivo è sotto loro perché è stato vessato. 7. Perché è la prima volta. Perché è il primo gioco. Bravo! Applauso, è il suo primo volta. Tra l'altro giudice la invito a guardare il braccio destro del novizio. Impegno. Io l'ho visto litigare col suo amico. No, allora noi è uno scambio internazionale. Senti. Sì, ma Belgio Italia, abbiamo condiviso tanto. Poi le miniere. Reale Armata Torinese, io c'ho la maglietta del museo egizio. Che è l'unico dio che manca, il toro. E quindi abbiamo fatto. C'è joint venture. Esatto. Tanto, scusi, giudice. Ma lei ha disturbato anche l'altro? Mi ha toccato il culo. È un'amicizia. Guardi l'orecchio e il braccio. No, è vero. È vero. Siamo conciati un po' così. Allora, per il disturbo diamo un bel 6, perché lei ha disturbato ma con eleganza. Chiedeva per favore. Sì, sì. Anche di più. All'insegna della gentilezza. Voto ingiusto. Voto ingiusto della vita. Dura. Lui era quello che aveva. È vero. La vita. Come sei incazzato? Mica sei incazzato subito. In effetti. La vita è ingiusta. Il suo voto ingiusto lo darà a lei lui. No. Allora, perché sei stato un gran disturbatore. Guardami bene. Non ho messo pezzi in gara, non ne frega un cazzo. Però ti voglio bene, hai disturbato 7, è vero. 7, signore. Il fair play dopo le botte. Non l'ha lasciato un secondo. Signori, si abbassa drasticamente il livello. Ma al terz'ultimo, signori. Allora, qua c'è una basetta, è l'unico che ha messo roba sulla base, oltre al colore. No, l'ha messa anche lui, ma tu con te facciamo i conti dopo. Con te lei che ha usato violenza, razzista. Allora, va che lui è ancora sconvolto, vero che sei sconvolto? Ah, giudizio oggettivo. Mettilo là. Esatto, mettilo là. Va là proprio. C'è anche la basetta, 5. Voto per l'impegno qui. Per l'impegno. Porca puttana, se sei impegnato. Era una macchina da guerra. Fra lui e l'altro. Cioè lui gli ha morso i capelli. Una scalpa, un casino. Io ho visto un combattimento. Sembravano i cavalieri dello zodiaco loro due. Già una cosa pazzesca. No, vabbè. Avevamo qua la violenza, dai, l'impegno, signori, è stato grande l'impegno, 9, ma ora signori il voto ingiusto della vita, ok, perché la vita è molto, lui è l'unico 9 tra l'altro, voto ingiusto della vita, lei mi sembra una persona forte abbastanza da sopportare le peggiori ingiustizie. Fammi male. Se per la mia prima ex moglie, vai, fammi male. Signori, potremmo avere un 10. Perché la vita è una merda, ma il beer painting cerca di non esserlo troppo. È perché l'atteggiamento di rabbia va premiato. Però la vita è ingiusta, la rabbia c'era anche qua. E siccome sono pazzo. C'era anche grazie. Allora, è la consapevolezza. Non è l'età. Ci ho messo un po' di fiera. Aspetti, il giudice si deve sedere probabilmente. Ma non starnutito sul modello. Che se ci vomitavi sopra era meglio. Però guarda sotto la basetta. Seconda. Sotto la basetta. Non è colorato. Non c'è niente. Non è colorato. Ed è la parte migliore.
è la seconda Banshee di oggi. Lei non è meglio della precedente. Abbiamo la Banshee Tena Lady e da lui abbiamo ho buttato il bianco nei colorati, signore. Cara, ho buttato il bianco nei colorati. Minchia, signori. C'è un free end. Non è la firma, è il verso. Bubu. Allora, oggettivamente, signori. Fa schifo. Allora, oggettivamente. Secondo un zero da lei, maestro, va benissimo. No, non è zero, no, zero non si dà a nessuno. No. Dai, tecnica 3. Impegno. Allora, l'impegno, si è impegnato, però si è impegnato e in un paio di momenti, con gran dolore del giudice, non ha avuto contegno. C'è stato un momento in cui proprio non si cedeva più la tavolozza. Bisogna dare sempre un minimo di limite. Lui ne ha troppo, però un po' di limite sì. Quindi il 10 rimane untouched da lui. Però l'impegno, qua siamo ad alto livello. 8. Lo ricompenso ad alto. E ora vediamo quanto è ingiusta la vita. Lei merita ingiustizia. Molta ingiustizia. Lei merita ingiustizia. Allora, prendiamo due persone che sono state disturbate da lei. Vai. Lei quant'è che darebbe per l'ingiustizia a lui? La vita è veramente una merda, bisogna proprio dirlo. Io sono una persona anche però buona e punto. Ma si ricordi che questo voto varrà fino all'anno prossimo. Minchia, due, tutta la vita! Oh. Perché secondo è peggio di essere primo! Grande! Come l'inglese! Grande! Così, se c'è qualcuno in inglese non mi ricordo. E lei invece? Io secondo è peggio di essere primo. Sono felice perché mi ha aiutato a migliorare il modello. Ma siamo buoni qua! Ma siamo buoni! Dove l'ha toccata? Ti faccio vedere se. Lei quanto darebbe? Lei quanto darebbe? 3 a 4. Ecco, scegli 4. 4 e 2, 6, media 3. Vai. La vita è una merda. Ci sto. Lei. Bubu era. Sai che pensavo che il suo fosse il peggio, ma. Faccio vedere che lo spilla. Potremmo aver toccato vette. Porca puttana. Signori. Abbiamo già dato dei due oggi. Sì. No, per me. Vai con uno. No, uno no. Abbiamo già uno. Madonna mia. Siamo messi male. Ho subito violenze. No, allora saliremo forse con l'impegno, forse. Okay. Allora, signori, abbiamo il primo uno di oggi. Gli hanno pucciato anche nella birra. Sì, sì, e lui non ha saputo difendersi. Oh, quello. Allora abbiamo un uno per l'impegno. Si è sentito disturbato? Ma lei ogni tanto se ne esce. Io ho colorato le teste di tutti. Adeki, indica sul pupazzo dov'è che ti ha disturbato il signore. Ah, ma il tuo è anche rosa. Addio. Daniela, ti ha disturbato il signore? Mi ha rovinato la miniatura, sì, più volte. Guardalo male. Esatto. Guardalo brutto. Giovane. Lei è stato disturbato da lui? Ah, lui mi ha disturbato un sacco. Il suo sguardo mi attanaglia. Era troppo veloce per i miei riflessi. Sì, ma guarda, lui ha sofferto troppo, cazzo. Ah, sei tu che hai buttato nella birra. Ma lui è stregiato a vista. Ma signori, l'impegno qua va premiato con un 9, signori. Per il voto ingiusto richiamiamo la spilletta. Lei sta facendo la richiesta alla... Certo. E allora sia la guida a dare il voto ingiusto della vita. La guida sono io, come direbbe. La guida sono per dire. Io sono il paesiello, sì. No. Però, sì, no. Grazie, ti direi quasi Beh, allora non lo so, siccome ha promesso di regalarmi una marea di modelli per l'ingiustizia della vita, no, ma io dico... Due, allora due, perché non si regalano modelli a paesiello, due! Vabbè, tu non hai imparato niente! Ma come no? Gliel'ho venduti. Ma allora, ma tu hai maghicci dappertutto! Lui è quello di Rakart! È quello che ha cercato di fregare. Fammi vedere che
allora il voto, la situazione cambia, il voto viene capovolto, signori, un 8. Big Jim, no, io lascio che gli altri parlino per me, gli altri, gli sconfitti parlino per me. L'arroganza la premio io. Lei? Viva la figa. 5 secondi. Vediamo Tony Stark qua. Niente, lei ha 7 minuti per, dare la, per dire la sua. No comment. Uno altro a dire, giudice, sono... Le è sembrata una giuria imparziale. È tutto molto regolare. Questo era etico. Assolutamente, sì. Mai visto sì. Così preciso. Neanche a Monte, San Savino. Potremmo soppiantare World Expo? Allora, secondo me manca la struttura perché c'è un po' di vento qua, no? Quindi è un po' fastidioso. Però pian piano sì, si può organizzare. I numeri ci sono, la qualità... La qualità forse è un po' troppa. Mancano dei diorami. Ma secondo però... me se gli davi altri 2 minuti noi ti mettiamo una torta. Guarda, buco. 5 secondi per l'atleta belga. Come ai tempi di Craxi. Bubu. Lapidario. È fantastico. Arrogante. Signori, abbiamo già dei voti extra. Anche tu hai 5 secondi. Ma io sto facendo i conti. Questo ti dà subito 3 punti bonus. 5 punti bonus a lui. Ma serve per Rapaz. 5 punti bonus a lui. Lui, dai. Lui. Ma lei non ha fatto no. Angelo, ci fa 6 punti bonus a lui. Così, per la molestia. Per la molestia. Perché a questi per piace. Sì, bravissimo, bravissimo. Ah, detto, quant'è che ne ho dati? Un vero peccato. Un punto bonus ad Adelchi. 4 punti bonus per lui, che non vogliono dire un cazzo, però sai. Non ha neanche un nome. Ma non li conosco i vostri nomi. Signor giudice, baratto tutti i miei punti con una birra. No, peccato. Poi abbiamo... Vendo per una birra. 5 punti bonus per lui, per il favorito. 0 punti bonus per Nicola. Punti d'onlurio. A te li hai già dati? No. Top Gun. Perdona, eh. Quanti punti? Maverick. Qualche punto. Top Gun. Tutta la fatica contro la Russia. 2 punti bonus. 2. 4 per Fabrizio. A te li ho già dati? No, sono fatti i cazzi tuoi. Ne hai presi 6, tanto. Vai, carica di più. Secondo me è proprio cane. Io vedo la paura nei suoi occhi. È il disagio. È meglio del CT. 2 punti bonus. 5 a lui subito in direttissimo. Sì, che ne ho già presi 5 prima. È stato 10. È giusta la vita. Ma 10, quindi. Ah, ma aspetta, le ho già presi 5. Allora no. Tu ne meriti? Io certo che merito, 5-6 punti in più, 8-10. Guardando in camera oltretutto con arroganza, brava ragazzi. Allora, lei ha vinto il premio arroganza di Kello perché... Lei sceglie un mio. Sempre comunque. 10. Gli altri non esistono, porca troia. Grazie, grazie. Bravissima. Grazie. 10, abbiamo un vincitore, sì. No, no, fa... Adelchi, totale. 15. A barra di 30, tanto che cazzo ne sa, ma dico... Ma ti corrompo, faccia qualcosa! Lei. La signora Witcher! Ma che cazzo! Ma con 33! 33 punti! Ma cazzo! Ma come cazzo fa? E sono Gesù Signore! Vabbè, ma fai. Davvero era vera la roba dei nani? Certo che è vera, io non sono una cosa di me. Ti dico soltanto adesso, alla fine della competizione, che lui si è dichiarato elfo. Eh sì, ma lo sa già. Io me l'ero quindi dimenticato. Ma perché vale? E allora? Il totale. Ma aspetta, diamo dei nomi. Adelchi, lei come? Melissa. Melissa. Stavo per dire come la mia cavia, no? È Miranda la mia cavia. Matteo? Ho una cavia, ne ho 7. Matteo? 20. 20, no, immeritati elfo, maledetto. Elfo, ma. Perché lo dice per uno? 26. Ma come 26, Arno? E dagli altri 5, dai, via. 31! 31! Bravissimo!
No, no, scherzi, rimane 26. E ho 31 morale. Morale, sì. Bravo, allora. L'astrologo. Astrologo. 14. O per ora il peggiore. 13. Neanche. Giovanotto. Abbiamo 7, 14, 28, 24. Che cazzo sono le tasse? 29. Alla vetta della classifica. Sembrava tanto bravo e poi una sega. Top Gun. Ma aspetta, aspetta, i vostri. Allora, Arnaud, Matteo, Nicolas, Federico. Maverick. Ah, è davvero Maverick? No, vabbè. Che bel cazzo, cambiato tutto. Un punto extra. 19. Sembrava tanto figo, lui si è impegnato e poi la vita cosa ti dà? È giusta la vita. Abbiamo 50 per il piccolo. Come 25? La matematica. Ma cosa vuol dire pelato? Ma questa è corruzione. Sì. Sì, c'è. Quanto abbiamo qui? Si chiamano break. No! Il rumore della patta che quando tu spreg. Zic. Ah, no, spreg. 15 comunque. 15! E sopra l'astropate! Rimane peggiore l'astropate! Lorenzo! Lorenzo! 23! 23! Signori! Abbiamo. Abbiamo sicuramente un ultimo. Dobbiamo chiedere a Paesiello di ridarci i modelli. Sono fottuti le coppe. Paesiello è stato. Dove sono le coppe? Paesiello, ridacci le coppe. Cacciate le coppe. Paesiello, le coppe. Vorrei dare l'onore al nostro sexy Paesiello. Detto anche sexy Siello. Sexy Paesiello avrà l'onore di dare un bel bacio, però distanza di sicurezza perché c'è il Covid. Ecco. Se vuole può fare il bacio a mano. A Nicolas! Sì, per la... Nicolas che potrà dopo andare da dal giovane artista Fabrizio o dal grasso artista Angelo a farsi autografare col pennello la targa. Lei è il peggiore! Perché ricordiamolo che nel beer painting anche fare schifo paga. Un altro applauso! E citando Richard Benson, ultimo! Chi è il meglio? Lei. Ah, ha proprio vinto lei perché gli piacciono i nani. Che cazzo di motivazione! Signori, non vincerà mai più un concorso. Capito un cazzo. Congratulazioni, signorina. Grazie, grazie, sono una Witcher per davvero. Ma delle parole a Nicolas prima. Cosa vuole dire di questa sconfitta, Nicolas? Vieni, vieni qui. Si metta vicino alla vincitrice. Si metta così. Sì, sì. Esatto. Inginocchiata, sofferente anche. È chiaramente un'esperienza che mi ha arricchito, nel senso, mi ha permesso di migliorare la mia tecnica. Lo metterà curriculum. Assolutamente, guarda, mi assumeranno subito, ma proprio come... Cioè, il neofita chiaramente sarà messo ad ombra rispetto alla mia figura. Il pelato, intendo. Il pelato, chiaramente, ovviamente. Che non sta sentendo, ma quindi ne approfitterò per... Lui! Lei neofita pelato, che può competere con questo? E poi un commento invece dall'altra vincitrice. No, io voglio ringraziare tutti. Con che arroganza! Raga, un applauso! Sempre arroganti! E sempre con i nani, basta, ho detto tutto. Lei è il premio preferito del Max. Proprio ingiustizia. Sono molto... Vorremmo anche ringraziare, secondo me,
dobbiamo assolutamente ringraziare la Tana dell'Elfo, nonostante il per l'ottima birra. Guarda l'elfo come rosica. La Tana dell'Elfo che nonostante il nome fa della birra degna dei nani. Io voglio ringraziare tutti voi per esservi prestati a questa grassa pagliacciata. Spero vi siate divertiti. Devo assolutamente ringraziare la guida. Registrati. Registratelo. No. Scusate, ringraziamo il braccio destro di Umbe che ormai è fuori uso. Umberto per il prossimo mese sarà con una sconosciuta. Ma torniamo a noi. Voglio ringraziare chi ci ha ascoltato per tutto il tempo. Ringraziamo tutti, siete bellissimi, tranne Paesiello. Io spero di riavervi con altre persone l'anno prossimo. Quest'anno il beer painting è stato un po' più succinto. E meno però, male perché... l'anno prossimo prendiamo... Mi sto fermo mentre inquadri. E alla prossima, ciao! Evviva! Galattici amici! Ma soprattutto... Galattiche amiche! Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Allora, siamo finalmente arrivati alla fine. Quanto cazzo sta durando sta roba? Il nostro ragazzo.